Quest'idea, diciamo, quest'idea di lavorare sui mulini a cori, che poi sarà una specie di una narrazione storico-aneddotica, mi è venuta ovviamente dal fatto che io a casa di mio suocero, e quella che era di mia suocera, qui a Cori, una certa mole di documenti che è stata conservata nell'arco dei secoli. Documenti che sono ovviamente prevalentemente documenti commerciali, compravendite, o anche testamenti, ma anche lettere familiari e cose più curiose. Tra questi apposta c'era la casualità che alcuni di questi documenti riguardavano proprio questa vicenda dei mulini, l'attività legata proprio ai mulini. Tutto questo si è incrociato poi con un testo che per me è stato fondamentale per poter fare questo lavoro, che ha pubblicato qualche anno fa Ettore Di Meo, che qui lo ringrazio della sua presenza perché per me è sempre stato un riferimento qui nelle mie ricerche di Cori. Una pubblicazione sugli aspetti sociali e economici a Cori tra 5 e 6, nel 5 e nel 600. E in questa una parte di questa sua pubblicazione riguardava proprio l'attività dei mulini, sia i mulini quelli ad acqua, sia i montani, cioè i frantoi. E tra l'altro ho trovato anche dei riferimenti a delle cose che poi ho trovato io con i documenti miei che ho trovato a casa. Questo è stato un primo riferimento, è stato il suo testo. Un secondo riferimento è stato un testo che sempre Ettore De Meo con Pierluigi De Rossi, che ovviamente è stato l'anima di questo archivio, diciamo così, proprio colui che l'ha voluto fortemente, è un grosso studioso anche di Cori, che è il Catasto Bonorum di Cori, che va dal 1669 al 1896, 1696 mi sembra. 68, non mi ricordo. E questo è preziosissimo perché riporta nomi, proprietà dei coresi di quell'epoca lì e si incrocia esattamente con una parte della narrazione che faremo noi perché riguarda proprio quel periodo lì. Quindi per me è stato basilare per ritrovare molti di quei nominativi, collocazioni, parentele, legami che c'erano tra di loro. Ovviamente apposta ringrazio Ettore, ringrazio anche la memoria di Pierluigi. Ringrazio Anna Nicolosi Cipriani per l'assistenza che mi ha dato per le ricerche che ho fatto qui in archivio. E ringrazio che sta arrivando, credo, Maria Carmine Nazzaro. Nazari. Spero di non aver sbagliato i nomi perché io purtroppo ho dei problemi con i nomi e come diceva la vecchia battuta di Proietti, sono 40 anni che chiamo mia moglie amore, ma perché non mi ricordo più come si chiama. Quindi insomma, ecco questa. Però insomma credo di averli azzeccati tutti Sì. quanti. Allora, comincio subito con una citazione di Ettore, che ci inquadra quella che era l'attività della macinazione a Cori nel 500. Ettore scrive: la molitura era naturalmente l'attività di maggior rilievo. Questa è la foto 1, questa è Cori, la vedete nella prima metà del 500. La molitura era naturalmente l'attività di maggior rilievo tra quelle legate alla produzione dei cereali. Quindi chiaramente un po' in tutta l'epoca. In po' tutta Europa, insomma, la macinazione era determinante perché garantiva ovviamente il sostentamento principale della gente. I cosiddetti mulini o molendini, dal latino molendinum, appunto molino, no? Erano regolati anche dagli statuti corani. Sempre citando Ettore, gli statuti corani stabilivano che il comune fornisse le pietre molari, quindi incentivava questa attività, a chi intendesse costruire un mulino, a condizione che macinasse per gli uomini di Cori. Quindi era prevalente, credo non solo, credo che fosse estesa anche penso anche a chi non era di Cori, però prevalentemente era per chi era di Cori, ovviamente, e riscuotendo un ventesimo del macinato. Questa era la tassa che facevano pagare. Allora, qual è il problema? L'attività di macinazione, l'attività dei mulini, aveva un grosso impedimento, cioè un impedimento abbastanza importante, cioè il poter sfruttare i corsi d'acqua, che a Cori non è che ce ne siano. Cori viene attraversata da alcuni fossi. Non so, probabilmente all'epoca erano alimentati un po' di più rispetto ad oggi, dato che il clima è cambiato, però ovviamente i fossi non è che erano sempre percorsi dall'acqua, quindi la macinazione era essenzialmente legata ai periodi più piovosi.
Poi vedremo, insomma, più o meno sarà stato dall'autunno, settembre, ottobre fino a dicembre, gennaio, diciamo, più o meno orientativamente, diciamo, ecco. Per cui ecco, chiaramente si concentrava soprattutto in quel periodo l'attività. Quello che ho potuto studiare un po' in linea di massima come funzionava, all'inizio a monte di un fosso c'era una sorta di bacino di raccolta, credo, una cosa del genere, non so se si chiamasse presa, mi pare di avere, almeno in alcune parti d'Italia la chiamavano presa, che raccoglieva l'acqua quando cominciava a essere accumulato un po' di acqua piovana. E poi piano piano, e poi il comune dava la possibilità di aprire quest'acqua e di far defluire l'acqua nei fossati. Facendo questo bisognava avvertire perlomeno un mugnaio che sapesse che cominciava la macinazione, poi credo che lui poi desse la voce agli altri, insomma, si comunicassero, la notizia. Sempre citando, ciao Maria Carmine, sempre citando Ettore. Questi canali che alimentavano i mulini risultano nella documentazione toponomastica. Alcuni nomi ci sono ancora oggi, Fosso del Formale oppure Formale Nuovo, per esempio. La caratteristica apposta di questi mulini, che funzionavano soltanto nei periodi estremamente piovosi oppure abbastanza piovosi, è che erano detti i cosiddetti mulini del maltempo, perché proprio funzionavano soltanto nei periodi in cui era possibile. Gli occhiali me ne sono portati per leggere. Siamo a foto, scusami, tu l'hai fatto, sì? Prego, chiedo scusa. Volevo chiamare No, un attimo Michele scusa. Dudin. No, io quando comincio a Un parlare poi dopo. secondo Michele che voleva salutarci. Delegata Prego, prego. alla cultura del comune di No, Cori. per carità. No, vi ringrazio anch'io. Ringrazio intanto tutti per la partecipazione. Oggi vedremo lo straordinario lavoro Quello che è diciamo stato dopo. fatto sulla ricerca, no? Vedremo, ammireremo. Volevo ringraziare anche la famiglia Tommasi per questo grande dono che Che non ha oggi è mai rappresentata da mio suocero Maurizio Bisoni, non ha che valore, insomma, per questo dono. E volevo ringraziare anche la dottoressa Nicolosi, la dottoressa Nicolosi per lo straordinario lavoro che sta facendo in archivio storico. So del suo lavoro e di quello che sta, insomma, cercando di gestire, e ne sono molto riconoscente. Ne siamo riconoscenti noi come amministrazione comunale e per questo ringrazio. Scusate, buonasera. Grazie, grazie molto. Grazie. Allora, riprendendo, su uno stesso fosso insistevano più mulini, ce ne potevano essere 6 o 7, per cui erano interconnessi, perché quando l'acqua scendeva attraverso il fosso, ogni mulino, o quasi, diciamo, quasi ogni mulino, aveva una specie di chiusa, aveva delle chiuse che garantivano il regolamento del flusso dell'acqua, a seconda se c'era abbondanza d'acqua, c'era meno abbondanza, e l'apertura di queste chiuse era essenziale per poter far sì che il vicino di mulino, sopra o sotto che fosse, potesse macinare. Quindi c'era un'interconnessione tra i vari mugnai, però questa interconnessione provocava spesso anche delle querelle, delle liti, perché non veniva aperta in tempo la chiusa, o non veniva aperta affatto, o magari stavano in contrasto. Mi è sempre detto che a Cori c'è sempre stata una certa litigiosità tra le persone di Cori. Questo mi è stato detto, relata refero, non do giudizi su questo. Comunque succedevano, come succedeva dappertutto, ovviamente, tra vicini. Un brevissimo accenno, poi ne parleremo dopo, dei montani. Invece erano i frantoi, diciamo, che erano nei centri della città, nel centro urbano, che erano mossi o a energia umana o animale principalmente. Ci ricordava sempre Ettore che, per esempio, per quanto riguardava i montani, non si potevano condurre a macinare più di 2 somari per volta con 2 salme. Io ho visto la salma, dovrebbe corrispondere a 275 litri, ho visto più o meno, diciamo 3 confezioni di acqua da 1,5 litri più o meno, ecco come tipo di somma. E non si poteva portare altro grano se prima non si riportava indietro la farina di quelle 2 salme, sotto pena di 10 soldi per volta, per cui era regolata in maniera molto severa questa attività. Nel 1579, adesso non ti dico più il tuo nome, insomma, se no dice, la facciamo fare lui la conferenza, con queste notizie che prendo da lui. Nel 1579, nel mese di ottobre,
capita a Cori, o stava già a Cori, questo non lo so, non l'ho capito, questo Mastro Pirone Milone di Nizza. Questo ha un'idea, c'è un'idea. Lui fabbricava dei mulini più efficienti rispetto a quelli che esistevano già a Cori. Quelli che stavano a Cori, lui aveva notato, perdevano, avevano molta dispersione. Per cui aveva avuto un'idea tecnica migliore per avere dei mulini più efficienti e lo propone. Nel proporre questi mulini però lui dice va bene, giudicate se la cosa va bene, se mi volete dare l'appalto. Una volta che ottiene l'appalto dice però io ho il copyright su questa cosa, quindi chiunque volesse installare questo tipo di mulino mi deve riconoscere le cose, se non lo fa il comune di Cori lo deve multare pesantemente. E proprio un paio d'anni dopo questa entrata in scena del Pirone Milone, ho la prima documentazione, ecco l'attrice, questa poi spieghiamo un attimo, ho la prima documentazione dell'entrata in questo business, in questo affare, della famiglia Tommasi. Non so, probabilmente ci stava anche da prima nella gestione dei mulini, però non ho documentazione. Sicuramente adesso, in questo documento datato 30 novembre 1581, che poi vedremo, i Tommasi entrano anche loro nell'affare dei mulini, forse spinti anche da questa innovazione portata da questo Nizzardo. Loro abitavano, abbiamo tuttora, la casa è sempre lì, nella parrocchia di Santa Maria della Collegiata, vicino a quella che una volta si chiamava Via delle Mura Castellane, che oggi è Via Goldoni, che speriamo che prima o poi riassuma un aspetto un po' più civile e decente, perché è diventata una specie di campo minato ultimamente, vabbè. Tuttora la loro casa è lì, una casa un po' singolare perché è un agglomerato di varie abitazioni nell'arco dei secoli che si sono unite, con tutta una serie di vicende familiari che poi penso, non so, spero che mi basterà la pensione per riuscire a capire come sono andate le cose. E avevano degli appezzamenti di terreno fuori e dentro il centro urbano ed erano quei tipici rappresentanti di un ceto sociale che esisteva proprio qui nello Stato Pontificio, essenzialmente i cosiddetti mercanti di campagna. Non erano dei nobili, tant'è vero la cosa che mi sono sempre chiesto come mai questa famiglia, diciamo, di mercanti, di gente pratica, ha conservato questa mole di documenti, a parte i documenti commerciali, di compravendite, eccetera, poi ci sono anche altri tipi di documentazione che solitamente trovi nelle case dei nobili che tengono tutto. E questi mercanti di campagna, ho trovato la definizione in un libro di uno studioso, Piscitelli. Per molti secoli si potrebbe dire che dal basso medioevo fino alla prima guerra mondiale e alla bonifica dell'agro, che è quella che ha cambiato ovviamente un po' la situazione socio-economica, i mercanti di campagna rappresentarono una componente tipica della vita delle regioni che formarono lo Stato Pontificio, in particolare del Lazio e Roma. Io aggiungerei in particolare di queste due province di questa zona fino al mare, cioè la Marittima e la Campagna, come si chiamavano al tempo dello Stato Pontificio. Quindi Tommasi, diciamo affascinati dalle nuove tecniche di questo personaggio che veniva da Nizza, si gettano in questa avventura o la implementano, ma che succede? Che quello che sorge è una prima lite, quella che poi vediamo adesso con la diapositiva 4, una prima lite con i vicini, che riguardava queste famose portelle, le portelle, cioè queste dighe. Deve essere fatto un arbitrato, una conciliazione vera e propria tra i Tommasi e questi loro vicini. Questi vicini erano una tale Santa di Cori col figlio, che venivano rappresentati dal suocero di lei, Giovanni Imperia, probabilmente il marito non c'era più, e una tale Laura, sempre di Cori, non meglio specificata. Il notaio che firma l'atto è Giuliano De Luzzi, De Lutis, Luzzis nel documento, un notaio abbastanza, uno dei notari citati più volte in quel periodo. Poi ci sono presenti i testimoni foresti, vi dico nomi così tanto, Angelo Fasolo e Mastro Pietro di Regno di Napoli, vicereame di Napoli. Poi come, per esempio, come arbitri c'è un Francesco Morse, questo è un nome di un'altra antica famiglia corese, che poi verrà, lo troveremo anche dopo, sotto la dicitura Morza. Però sempre quella, l'origine è quella.
poi ho Giambattista Marcello e Giacomo Iannone. Dice un pezzo, vi leggo di questo documento: esso maestro Giovanni Imperia, questo tutore delle donne, in nome detta sua Nora e figliolo, et donna Laura, Coresi, deviano e possono fare una portella comoda a loro, nella paratella dello supradetto Mastro Agnelo, e tutta quella tenerla serrata et apparata, et poterla spostar al loro comodo, quando detto Mastro Agnelo comandasse la sua mola. Quindi ci deve essere una certa capacità di interagire tra i due. Se l'altro doveva macinare, glielo comunicava, e l'altro doveva aprire la portella. Quindi questo veniva stabilito addirittura da un arbitrato, perché sennò evidentemente non si riusciva ad aprire la cosa in maniera efficiente e rapida. Questo documento lo firma, questo arbitrato vede protagonista Angelo. Angelo Tommasi e Damiano Tommasi sono i due fratelli nati intorno tra il 1520 e il 1524, sono i due elementi più antichi della famiglia che noi conosciamo documentalmente, diciamo. La famiglia si fa risalire a questo Pietro Tomasa che partecipò agli Statuta Corana di fine 300. Io adesso la documentazione esatta non ce l'ho, però sembrerebbe che sia questo uno dei primi capostipiti. Però la documentazione concreta ce l'abbiamo sui primi due, che sono questo Damiano e Angelo. Poi adesso la 5. Questa attività di macinazione doveva andare bene, abbastanza bene. Questo riesco ad affermarlo dalle diverse ricevute che ci sono rimaste, relative proprio a quel periodo, leggermente dopo. Di gente che andava a macinare e ovviamente poi riceveva la farina e pagava chiaramente il dovuto. Questa è per esempio una ricevuta che mi ha curiosito, perché uno degli attori di questa ricevuta è Doralice Mostarda, mi ha curiosito questo nome, che non firma lei perché è analfabeta, però firma un certo Marescalchi per nome, per conto suo. Sì, Filippo Marescalchi, ma la ricevuta è rilasciata a Marcantonio e Camillo Tommasi, che sono i figli di Damiano, quindi siamo alla seconda generazione. Questo Camillo Tommasi è prete ed è sepolto qui a Santa Maria della Pietà, tra altre cose. È stato un personaggio abbastanza, che ha avuto un certo ruolo nella famiglia, insomma, abbastanza determinante è stato. Qui la ricevuta la vedete: io Filippo De Marescalchi, per nome di Madonna Doralice Mostarda, non sapendo lei scrivere, faccio la presente ricevuta, dove lei confessa aver ricevuto rubi di 3 di grano da Messer Camillo Tommaso e Marcantonio suo fratello, eccetera eccetera. Poi ci sono altre ricevute, la 6, tutte fatte tra il 1596 e il 1604, e sono di questo Giulio Colangelo o Colangeli, poi vi spiegherò anche questo discorso del nome finale, che l'ultima lettera che cambia. E qui ce ne sono 5-6, ovviamente non è che me le sto leggendo, molte sono sullo stesso foglio e vengono fatte e vanno dal 1596 al 1603. No, scusate, questo però non ci doveva essere, perdonatemi. Aereo, ecco. Ecco. Sì. Come si mette? Facciamo così, abbassiamo il coso e non se ne parla più. Le cose riprendo sempre gli altri. E, sono varie, ovviamente, per varie macinazioni portate al mulino, e sono tutte tra settembre e fine novembre, diciamo, più o meno questo è il periodo di queste ricevute, almeno quelle che sono rimaste. Però questo testimone che comunque lavorava abbastanza, questo mulino funzionava abbastanza bene. Facciamo un piccolo salto in là, è il 1607. Il 1607 è un anno importante per Cori, perché a Cori viene riconosciuto lo status di civitas. Come scrive, come abbiamo citato prima, Giovanni Pesiri insieme a Pierluigi De Rossi, in una ristampa anastatica della Statuta Civitatis Core: a partire dal mese di febbraio, nei documenti comunali, troviamo l'intestazione Civitas Cori in sostituzione di quella precedente Terre Core. Quindi, insomma, il comune fa quello che, diciamo così, per usare un brutto termine, salto di qualità.
Qui vi ho messo un esempio di un mulino, il resto di un mulino che ha trovato Ettore Di Meo insieme a Pierluigi De Rossi, che era il Fosso di Monsignore, che io sto cercando da quest'estate, che ancora non sono riuscito a trovare, prima o poi ci riuscirò, penso. Il fosso non si chiama Monsignore. No, no, Nella questo è strada questa c'è Cesapunzoli, sì, no, Fosso della Torretta, eccetera, così. Ho scritto. anche detto Fosso di Mola, sapevo io tra le altre cose. Però non sono riuscito a trovarlo, sono andato dentro, beh, prima o poi mi direi dove sta. Ci sono riuscito a trovarlo. Però vediamo, insomma. Quello che vi faccio vedere lì, quello è uno dei fossi di Coria, è giusto un esempio per darvi un'idea, insomma. Tra l'altro so che ci stanno lavorando il comune adesso per risistemarli. Allora, che succede? Succede che proprio Camillo e Marcantonio Tommasi nel 1607 acquistano un nuovo mulino. E, ripeto, quello di prima non so dove fosse collocato, sinceramente. Questo invece lo sappiamo perché ce lo dice l'atto di compravendita ed è un mulino nella località La Torretta, quella che dicevamo prima, nella contrada Cesapunzoli, qui a sud di Cori, sulla strada verso il mare, diciamo. Poi la vedremo in maniera più precisa con una carta che ho fatto. È una contrada vicino a altre due contrade che sono Quarto Grande e Monsignore. Lì a Monsignore c'è un altro fosso, quindi quella era una zona dove ce n'erano parecchi di mulini. Che volevo dire? Sì, ok. Cioè, l'atto recita, dico, sempre quello. Brevemente, Settimio Castaldi, presente suo fratello Don Geminiano, disse: "Io vi fo partito che se volete la mola che tra noi sta per indiviso, debiate dare a noi 100 scudi, computandoli in detta mola tutte le sue pertinenzie, cioè 50 scudi per tutta domane a fare l'istrumento, al momento in cui si va a firmare, altrimenti non si è fatto niente, se no salta tutto." Questo mi ricorda qualcosa oggi, insomma, quando doveva comprare case più o meno la situazione è uguale. E detto istrumento è partito, non voglia, e 50 altri in capo dell'anno, quindi c'avevano un pagamento a 120 giorni per il resto. Quindi i due fratelli Camillo e Marcantonio acquistano da questi Castaldi questo mulino, 100 scudi. È importante questa somma, poi vedremo successivamente come le somme cambieranno nell'arco dei secoli un po' l'importo relativo al costo di un mulino. Qui gli costa 100 scudi. Una brevissima parentesi che volevo aprire adesso è che mentre cercavo questi documenti, proprio attaccato a questo documento appresso, ce n'era un altro che non c'entra con i mulini, però è una curiosità interessante, ve l'ho voluta far vedere, ve la voglio proporre, che riguarda la generazione precedente, quella di Angelo e Damiano, è la 9. Il 12 agosto 1554. Come documento molto deteriorato, quindi ho avuto un po' di difficoltà, qualcosa non si riesce mai così a leggere, però in pratica è la presa in servizio di una serva, come si chiamavano allora le domestiche, questa tale Marsilia Cafollo, che viene presa a casa dei Tommasi. Il nome che si legge è Damiano, però dice, poi usa il plurale, prendono, quindi sarà sicuramente Angelo e Damiano. Ciao, dai. Ciao. Prendono questa ragazza, la pagano, mi pare, 4 ducati l'anno, e più le danno anche il vestito, una veste di fioretto che sarebbe un tipo di seta meno pregiata, diciamo così. Questa firma il padre Antonio Cafollo, perché lei evidentemente è ancora è una ragazzina piccola. I Cafollo, grazie sempre a Catasto Bonorum, ho visto che anche loro abitavano quasi adiacenti ai Tommasi, non molto lontano, sempre a Santa Maria, quindi probabilmente forse si conoscevano, magari conoscevano la famiglia, hanno preso sta ragazza al servizio. La cosa divertente, interessante, è che nella lettera, qui in questo contratto, si parla del fatto che questa ragazza deve andare a servizio di una certa Madonna Cicia. Questa Madonna Cicia, lì non si riesce a intuire bene, si capisce ma non è ben chiaro. Dovrebbe essere la madre di Damiano e di Angelo, quindi sarebbe ancora prima ancora primo elemento di casa. Evidentemente lei non è una Tommasi, però insomma di casa Tommasi. E questo perché? Perché poi sono andato all'archivio a fare delle ricerche sulle date di nascita dei Tommasi, eccetera, su Giacomo Tommasi, come vedremo.
Vi è venuto fuori a un certo punto un documento, no scusami, no, no, non è da te, perdonami, era da Maria Carmine all'archivio di Santa Maria della Pietà, il registro dei battesimi, è uscito fuori che c'è un atto di battesimo del 1565, 10-11 anni dopo, è l'atto di un battesimo di un tale Agostino, figlio di Clara Giordano, in cui come madrina viene indicata Cica, madre di Angelo Tomasa. Io ho fatto 2 più 2, certo. Cica, a quel punto penso sia lei. Comunque, qui chiudiamo la prima parte di fine 500, primi del 600, della storia di questi mulini legati alla famiglia Tommasi. Passiamo alla seconda parte, facciamo un saltino di una sessantina d'anni, arriviamo al 1668, e entrano in scena due altri Tommasi, ovviamente per scarto generazionale, Damiano e Giovan Felice, che sono i figli di Marcantonio, che era figlio di Damiano, quello che ha cominciato la storia dei mulini. Tant'è vero che uno dei due fratelli si chiama Damiano come il nonno. Sì. Qui, non so, a un certo punto mi sono perso pure io perché non è sempre, però insomma cerco di... che succede? Che però a Cori nel 1668, il 17 novembre, accade un'altra cosa importante nella storia amministrativo-politica del comune. La congregazione del buon governo, per riparare i gravi pregiudizi che riceve cotesta comunità corese nell'amministrazione degli effetti di essa, cagionatole dal mal governo dei consiglieri poco esperti in maneggiare simili interessi, stabilì che il Parlamento fosse composto soltanto dai capi di 60 famiglie ragguardevoli della città, 20 per ogni porta, e il maggiore di ciascuna famiglia fu nominato consigliere insieme con i suoi successori legittimi e naturali, quindi una carica diventa elettiva, questa di ereditaria, questa dei consiglieri. Ai consiglieri furono riservati il potere e l'autorità che prima aveva il consiglio generale di tutto il popolo. È una notizia, diciamo così, tecnico-politica. E invece, tornando a cose molto più prosaiche, più piccole, più nostre, i Tommasi pensano bene di fare un'altra lite, sempre riguardo i mulini, questo mulino della torretta. Legata, indovinata, a che cosa? Alle portelle. Sempre all'apertura, alla chiusura di queste portelle che evidentemente danneggiavano la macinazione. Certo. Tra l'altro, una cosa, sicuramente io ho pensato, danneggiavano chi macinava sotto, invece no, ma danneggiavano anche chi macinava sopra. Perché se l'acqua poi non scorreva e stagnava sopra non poteva girare, no? Per cui erano interconnessi in ogni caso. Allora, in realtà, dunque, questo l'abbiamo messo, no, è l'atto l'11, il numero 1. Ah, no, scusami, c'è ragione qui. Qui ci torneremo su questa cosa, poi te lo ridico dopo. Questo è l'11. È un atto giudiziario del seicentesco, apposta, questo atto giudiziario seicentesco, è una parte soltanto dell'incartamento, non so adesso, è possesso di casa Tommasi probabilmente perché forse gli è stata data una copia, il motivo non lo so, però una parte di questo incartamento ce l'avevano loro ed è composto di 2 testimonianze, una del 19 dicembre del 1668 e una del 26 gennaio successivo del 69. Dunque in realtà i protagonisti non sono proprio i due vecchi Tommasi, cioè Damiano e Giovan Felice, perché Damiano c'ha 67 anni all'epoca e Giovan Felice ce n'ha 69, quindi insomma per l'epoca era un'età abbastanza riguardevole. Sono i due figli, Filippo e Mattia. Filippo, che è il figlio di Damiano, non c'ho data di nascita, non sono riuscito a trovarlo ancora, più o meno dovrebbe avere intorno ai 35-40 anni, una cosa del genere. Mattia invece, che è il figlio di Giovan Felice, di anni ne ha 20, di quello ho la data di nascita, perché è figlio di un secondo matrimonio, in quanto questo Giovan Felice era rimasto vedovo nel 1623, nel mese di maggio, della prima moglie, che era Giustina Picchioni. Qui sentite sempre tutti i nomi coresi che sentiamo ancora oggi che torno, sono sempre quelli, non è che sono cambiati di molto, insomma. E, morta Giustina Picchioni, 20 giorni dopo si sposa con Pellegrina Riozzi. 20 giorni dopo, non lo so perché, se si conoscevano o se non conoscevano, però 20 giorni dopo già si è risposato. C'era una cosa. Ha dei figli. L'ultimo è Mattia, che di fatti ha quasi 50 anni di differenza col padre. Allora, però Mattia, tra l'altro, vivrà poco perché 3 anni dopo morirà, quindi è abbastanza giovane, insomma.
L'ultimo personaggio che è coinvolto in questa faccenda è il mugnaio dei Tommasi, quello che viene cosiddetto il molinarello, Mattia Azzellini. Attenzione con questi nomi perché adesso ci sarà un bel po' di confusione. Questo molinarello io l'ho inteso come giovane mugnaio, non so se è esattamente così, però mi dà l'idea che sia così, perché poi molinaro viene usato. Mi dà l'idea che fosse un giovane, diciamo, mugnaio. Tanto è vero che il molinarello viene usato anche per la controparte che vedremo dopo, che la controparte che ha avuto la questione con Tommasi, viene sempre detto molinarello. Vediamo a questi fatti del 68. Allora, torniamo alla 10 prima, vediamo un po', c'era questa, quella della... Sì, questa qua. Credo. Allora, il mulino di Tommasi, come abbiamo visto, era in questa lungo il fosso della torretta nella contrada discesa Ponzoli, che sta lì giù, vi ho detto, verso la strada dopo Pietrapinta, diciamo, sulla parte destra. Bisogna avere in mente la collocazione di questi mulini, sono di questi mulini interessati nella disputa. Ce la spiega poi dopo, ve la leggerò, il secondo testimone che ci dice che a monte il mulino più in alto era quello di Tommasi. A un tiro d'archibugio circa 300 metri, così è calcolato, sono andato a informare su internet quant'era il tiro d'archibugio, c'era questa mole dei cartucci cosiddetta, perché si chiamava così, perché è stata per secoli, per tanti decenni dei cartucci, che però era stata venduta adesso alla famiglia Carbone. E il mugnaio era questo Giovan Battista Carbone, che insieme al fratello possedevano questa mole e stava quindi a 300 metri sotto. Sotto ancora c'era la mole di Giulio Picchioni, che all'epoca però era già defunto, però c'erano gli eredi di questo Giulio Picchioni, che è quello che dà il nome anche al fosso, tra le altre cose. Io credo, penso sia lui il fosso Picchioni. E quindi erano disposti Tommasi, Carbone e Picchioni. La mole Picchioni però non era più nella contrada di Cesa Ponzoli, ma in quella accanto di Quarto Grande. La contrada di Quarto Grande è formata, tutte le contrade sono formate da vocaboli, che sono delle aree più ristrette, diciamo. Questa Quarto Grande era formata dal vocabolo Battilotre e dal vocabolo Mola Picchioni, gli dava proprio il nome alla zona questa mola. Seguiamo la prima testimonianza, è di questo Eleuterio Mattiozzi. Mio padre si chiamava Marco, sono di Cori e non so quanti anni abbia. Poi vediamo, ma questo non è anomalo. E sono zappatore e sono povero e vivo la giornata e abito nella parrocchia di Santa Maria e non ho debiti e non sono stato mai querelato e sono stato in prigione una volta e sono solito confessarmi a Pasqua nella mia parrocchia e in altro tempo e ho buona memoria e mi ricordo quando il signor Giulio Picchione fabbricò il palazzo, che è quello dove abita lui, evidentemente dove sta. È il 1668, l'anno in cui, per inciso, Clemente IX abolisce l'ordine dei Gesuiti, quindi insomma una abbastanza importante, particolare. Questo Eleuterio Mattiozzi, che vive apposta in questa stanza, eccetera, affittata dal possidente Picchioni, è curioso il fatto che lui dica che non sappia l'età, non è anomalo, perché allora molti non lo sapevano quando erano nati, certo. E c'erano i registri di battesimo, magari quello era nato da un'altra parte, non l'ha mai saputo, non gli ha detto, loro più o meno sanno che età hanno, o gliel'ha detto magari la madre, ma se non gliel'ha detto la madre non lo sanno, insomma, ecco. Il fatto di confessarsi è importante, perché dopo la riforma tridentina, dopo il concilio di Trento nella seconda metà del 500, il fatto di confessarsi e di fare la comunione era segnato, venivi segnato se non lo facevi, si doveva sapere. Pensate che a Milano il Cardinal Borromeo ha istituito una specie di stato di polizia ecclesiastica che controllava e verificava chi si fosse confessato e chi non si era confessato e che non aveva fatto la comunione, quindi era una cosa determinante. Lui dice di mestiere fa lo zappatore e dice di essere povero, però ci viene in aiuto il Catasto Bonorum famoso, di cui abbiamo parlato altre volte, dove viene citato un Eleuterio Mattiozzi, che presumo sia lui, a meno che non ci abbia avuto un socio, cioè un omonimo proprio uguale, che abita nella parrocchia di Santa Maria, che ha una cantina in parrocchia Santa Caterina, un'altra casa in parrocchia di San Salvatore e un pezzo di terra olivato in contrada Sant'Angelo di due scorzi.
Quindi tutto sto povero non mi dà l'idea. Comunque, vabbè, quindi vedo già come testimone te lascia un attimo perplesso. Il Matteozzi parte da Cori e si reca da Santa Maria e si reca a macinare il suo grano al mulino del carbone, l'ex Mola Cartucci. Dice il Matteozzi: sono venuto ad esaminarmi perché fui citato ieri sera da Camillo Cicinella e non mi sono state lette altre scritture e ho guardato in mano di vostra signoria e ho giurato in mano di vostra signoria e adesso spero di non far servizio, cioè danno ad alcuno con quello che dirò. Breve inciso su questo Camillo Cicinella che lo cita: abita nella parrocchia di San Salvatore, che è confinante con quella di Santa Maria, giusto, non dico stupidaggini, mi pare che sì, comunque, e che in qualche modo doveva essere informato dei fatti, perché se chiama lui a testimone, e forse era stato addirittura presente all'accaduto, magari lavorava in uno dei mulini della Torretta, può essere che lavorasse anche lì, oppure coltivasse, qui cito, pezzo di terra vignato e olivato confinante col signor Giovan Felice Tomasa, incontrata alla Torretta, di proprietà di Virgilio Cicinella. Parente? Può essere, ipotizziamo. Tra l'altro, qui Cicinella c'è questo Virgilio che c'ha oltre il terreno della Torretta, confinava con i Tommasi per un'abitazione in parrocchia Santa Maria. Poi ci sono presenti anche altri Cicinella, tra l'altro, lì nella zona. Allora, noi sappiamo che questa famiglia Carbone, che hanno proprietari di questo mulino, di metà, tra l'altro, della mole, di questa mole, inizialmente, della mole Cartuccio, ce l'hanno da più di 50 anni, questo ce lo dirà sempre il secondo testimone, quindi questo Giambattista Carbone, il mulinarello, così detto, probabilmente non è la prima generazione che possiede questo mulino, sarà il figlio di quello che l'ha preso. Attualmente i titolari però sono questo Giovan Battista e il fratello Francesco. Però sempre attraverso il Catasto Bonorum c'è una postilla relativa a questa mole Cartuccio dove ci dice che i fratelli Carbone hanno rilevato anche la seconda metà della mole da Ascanio Gatti, dal capitano Ascanio Gatti, quindi evidentemente la possedevano ormai tutta quanta. Proseguendo nella deposizione del Matteozzi, io non so chi sia chi litiga e non so a chi andasse la sentenza perché non conosco quelli che litigano. Questa è più una formula. Giobatta Carbone non mi è compare né parente e non mi ha portato mai interesse alcuno, nemmeno del parente. Però ci va a immaginare il grado. Ed io non ne ho avuto né servizio né danno, né ho speranza di riceverlo, né mi è stata donata o rimessa cosa alcuna, né io sono debitore né creditore. Io non sono né amico né nemico degli signori Gioffelice e Damiano Tomasi e non ho ricevuto mai dispiacere né c'è passata lite qualcuno. Questa è una formula giudiziaria standard, probabilmente per dire che sono un test attendibile. E qui fotografa quello che lui ha visto di dell'accaduto. Io so che Giobattista Carbone ha e possiede una mola da macinare il grano. Queste cose verranno ripetute più volte nelle deposizioni. Con occasione che ci sono stato alla mola da macinare il grano e dice che è la sua che sta nel territorio di Core e non so la contrada, come si chiami, e di quanto la gode, come si dice, la mole degli Cartucci. E non sono informato degli finimenti, cioè di quello che è tutto quello che, la struttura del mulino, tutto quello che comprende, che ha dentro, eccetera, di detta mola. Ed il molinaro è Giobatta Molinarello. A tutte le mole ci sono le portelle e portone, queste poi le vedremo, e in questa non ne ho vedute, e io so perché gli ho sentito dire. E lì ho veduto che saranno da 15 giorni che fui alla mola, detta mola di Cartucci, e non ci era altro che il molinaro e nel detto fosso di mola, che sarebbe mola della via, sempre un altro nome per la mola della Torretta, vi sono altre mole che stanno sotto e sopra, ma non so quante e di chi le siano, e non so quanto siano distanti l'un dall'altra, e non so se la mola di detto Carbone apponga danno a quello di sopra. Sa niente lui, io non ho visto niente, non so niente, andare a mangiare il grano, non lo so. Ci vado sempre, insomma, manco quando vado, che manco conosce la contrada, però vado. Eccetera, così. Poi inizia a raccontare l'accaduto secondo lui. Io non sono molinaro e non lo so, ti premetti. So solo che quando andai alla detta mola, mentre io venii, me ne andavo da detta mola, io vedetti che quelli della mola di sopra volevano andare a levare i portoni della mola di detto Cartucci. E Giobatta Molinarello rispose che non li cavassero e non vidi altro,
ma vidi che quelli andavano per cavarli, che fu Filippo Tomasa e Mattia Molinarello Azzellini. E quando furono cavati, cioè quando andarono per levarlo, si era già finito di macinare e non so che cosa si fosse fatta per non esservici trovato presente. Quindi prima dice che l'avevano cavati, poi dice no, pare che andavano a cavarli, non lo so, non l'ho visto, eccetera. Quindi c'è, cioè, insomma, un po' un testo un po' così, un po' contraddittorio. Nella sua testimonianza poi Mattiozzi coinvolge anche un altro testimone, tale Arcangelo Silvio. Lui è anche corese, possiede una casa con cantina nella stalla di parrocchia e stalla nella parrocchia di Santa Maria, quindi un parrocchiano anche lui, e c'ha pure qualche appezzamento di terra. E infatti dice il Mattiozzi: dico che c'era Arcangelo Silvio. Mattia e Filippo, suddetti di Tommaso, io li vidi e penso che volevano levare il portone alla detta mola dei Carboni, che sta nella muraglia di detta mola, eccetera, eccetera. E qui dice un'altra volta la stessa cosa, si ripete molte volte, tante volte, tant'è vero che all'inizio io pensavo che fossero più testimonianze, invece no, era sempre quello che ritornava sul punto, forse che gli richiedevano di confermare. Quindi praticamente che succede? Che questi due ragazzi, questi due cugini, Filippo e Mattia Tommasi, insieme a questo giovane mugnaio Azzellini, danno seguito alla minaccia e vanno a cavare questi portoni. I maggiori dettagli su questa vicenda, come è andata, le avremo dalla seconda testimonianza, che è molto più precisa e puntuale. Queste prime testimonianze sono state prese da un magistrato, Andrea Bianchi, poi vedremo che invece chi condurrà alla fine tutta quanta l'indagine sarà un altro diciamo magistrato. Chiariamo un attimo una cosa, qui abbiamo due protagonisti, un Mattia Azzellini e un Gian Battista Azzellino. Sono nomi uguali, simili. Ma di questo tipo di variazioni finali, della lettera finale, ce ne sono parecchie, soprattutto nel catasto bonoro, ne troviamo una marea, troviamo Azzellino, Azzellini, Carbone, Carboni, Fasanelli, Fasanella, però la famiglia è sempre quella, insomma quasi sempre, magari sono degli elementi che si erano staccati qualche generazione prima, però i gruppi familiari sono quelli lì. Per cui mi è venuto in mente di andare un po' a vedere questi Azzellini, come comparivano nel catasto. Sono parrocchiani di Santa Maria, dove viveva apposta Giovan Battista. C'è per esempio questo Cesare col fratello Alessandro, che sono comproprietari di una cantina, proprio questo mugnaio Carboni, tra le altre cose. Quindi si intrecciano le conoscenze. C'era un Giuseppe, c'era un'Angela Azzellini, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non so se fossero parenti, però in ogni caso dei collegamenti tra di loro oppure delle conoscenze sicuramente c'erano. L'Azzellino, Giovan Battista Azzellino, l'autore della seconda confessione, è un po' più preciso e ci dà l'idea proprio della location di questo, così, se vogliamo chiamarlo in questo termine moderno, di dove si è svolta la vicenda. Mi chiamo Giovan Battista Azzellino, mio padre si chiamava Giulio e sono da Cora, d'età di 40 anni, e il mio esercizio è di campagna e in parte di molinaro, e sono povero, non ricco, e vivo con le mie fatiche ed abito di parenti nella casa del signor Don Aurelio Morza, posta nella contrada di Santa Maria della Pietà, perché tengo a pigione e godo un poco di vigna rispondente al signor Girolamo Corbo, e per grazia di Dio non ho né debito né cappiole. Sono stato una volta in prigione, questo non manca quasi mai, avendo giocato a carte, e fu in quel tempo podestà il signor Cionni, e ne fui scarcerato senza pagare cosa alcuna, ma non so quanto tempo vi sia, e sono solito confessarmi e comunicarmi, ed in parte la Pasqua di Resurrezione, e dove mi trovo, secondo l'occasione, per non aver casa ferma, ed ho anche buona memoria che serve per me e per qualcun altro. Ecco, questo è già più, questo veramente sì, non è messo bene come l'altro testimone. L'Azzellino abita quindi, è un parrocchiano anche lui alla collegiata, e abita presso questo Don Aurelio Morza, una famiglia insigne di Cora, una famiglia abbastanza importante. E questi Morza, secondo il catasto bonorum sempre, abitavano incontro, e io questo incontro l'ho tradotto come, se non proprio di rimpettai, insomma vicini, insomma molto vicini, alla residenza di Bentivoglio Montagna, una delle famiglie più note, più importanti di Cori, che è sempre in questa omonima piazza. Quanti potevano essere gli abitanti alle porte di Cori?
questo non lo so. Cioè, non era un piccolo centro, non lo so, qualche migliaio forse? Mille? Sì, 2-3 mila, una cosa del genere, immagino, sì. Esatto, sì. Là era uno dei centri, nei Monti Lepini, insomma, non, era un centro abbastanza, cioè aveva la sua importanza, insomma. Il cemento Papadino porta, per esempio, a Rocca Gorgo, aveva 400 abitanti, erano comunità che superavano i 2-3 mila solo a Sezze, a Priverno. Infatti, sì, infatti, per me era quella insomma, lì. E in montagna sono una famiglia molto importante. E, tra le altre cose, poco 10 anni prima dell'accaduto, era morto Marco Tullio Montagna, che era stato un noto pittore induratore presso la corte papale sotto Urbano VIII, per cui insomma una famiglia di un certo rilievo, ecco. E Bentivoglio Montagna è proprio il giudice che sta conducendo queste indagini, è lui che sta interrogando adesso, che ha preso il posto di quell'Andrea Bianchi di prima. Vabbè, qui ho fatto una piccola digressione. Questo Montagna ha un pezzo di terra olivato incontrata la Torretta, perché ce n'era tanti, però c'era pure questo, che è confinante con i Carboni, quindi in qualche modo aveva rapporti, certo non lui, però i suoi amministratori con questo Carboni. E Azzellino lavorava da 3 anni presso i Carboni e ci aveva già lavorato il padre, questo poi lo dirà dopo, tempo prima, che probabilmente gli aveva fatto in modo che c'entrasse anche lui dopo. Questo Giovan Battista Azzellino è in affitto uno dei terreni di questo possidente, un grosso possidente di Cori, Gerolamo Corbo, o Corbi, perché pure lì il cognome si modifica, anche lui di Santa Maria della Pietà. Perciò questo Azzellino lavorava evidentemente la vigna che c'aveva lì di questo Corbi e più andava al mulino dei Carboni che stava sempre lì alla Torretta. La cosa curiosa è che questo personaggio incappa nella famosa peste del 1656 e dice: «Mi ricordo da 10 o 12 anni che fu il contagio e feci la quarantena, che me la fece fare Monsignor Franciotti, governatore della peste». Si trattò di un'epidemia piuttosto grave, partita dalla Spagna, arrivata nel vicereame di Napoli, dal vicereame di Napoli dove fece circa 200.000 morti, andò a finire a Terracina, che aveva scambi frequenti con Napoli, e da Terracina era poi andata fino a Nettuno. Questo Azzellino evidentemente da lì, deve essere stato da lì, però è stato intercettato e gli hanno fatto fare la quarantena, gliel'ha fatto fare questo Monsignor Franciotti, che era l'arcivescovo di Trebisonda, personaggio importante, che venne nominato commissario apostolico per la sanità, proprio per il momento in cui ci fu la peste, che tra l'altro arrivò anche fino a Roma. E questo Franciotti, tra le altre cose, piccolo inciso, fece anche stipulare la pace tra Francia e Spagna dopo l'ennesimo conflitto tra le due nazioni, quindi era un personaggio di un certo livello. E, tant'è vero, ecco, apposta vi do un brevissimo quadro. A partire dal maggio del 24 maggio 1656, la Congregazione Speciale organizzò un cordone sanitario per poter circondare il contagio, però su Nettuno non fecero proprio il cordone su Nettuno, la consideravano la stregua degli altri paesi intorno, lo fecero a Terracina, fu isolata, Nettuno no, e da lì la peste invece andò a finire a Roma, e a Roma fece un illustre morto corano che fu Sante Laurienti, l'autore dell'Istoria Corana, l'illustre francescano che morì di peste a Roma proprio in quell'anno lì. Chiusa la parentesi della peste. Sempre scusi, giusto per precisare, la data del 1656 anche quella del primo censimento pontificio, proprio seguito della peste. Eh sì, li facevano dopo, sì. Quante invece le comunità fossero molto più vaste di quei dati prima della peste. Certo, certamente, certo, sì, quello è stata una cesura. La Cina era ridotta a poche centinaia. È vero, la Cina fu colpita pesantemente, vero. Allora, dice Azzellino, io sono venuto qui ad esaminarmi per essere stato citato da Marzio Manciocco. Manciocco, quello è qualche antenato tuo sicuramente, perché... parrocchiano di Santa Maria. 3 giorni fa e non sono stato informato di quanto devo deporre in questo esame. Non vi sono stati articoli né altre scritture e io non ho giurato in questo presente esame, ma solo giurai nelle altre deposizioni in mano del signor Andrea Bianchi, che fu martedì, salvo il vero. Io conosco le parti che litigano e sono il signor Giobatta Carbone e i signori Damiano e Gio Felice Tommasi. Ed io so che litigano perché mi hanno sfasciato il portone della mola. E sarà quasi un mese e darei la sentenza a favore di chi ha ragione. Non dice chi, no, dice, per non sbagliare, dico chi ha ragione.
Io non sono parente, affine, compare, amorevole del signor Giobatta Carbone, braccio di Laura da 3 anni, e tra me e lui non c'è passata mai alcuna corte di interesse né di presente ci passa. Né ho mai ricevuto cosa alcuna, né spero da questo presente esame ricevere servigio alcuno, nemmeno sono dal medesimo debitore, eccetera, eccetera, eccetera. Non sono inimico dei signori Tommasi, eccetera, eccetera. Da cui non ho avuto mai interessi, non ci ho avuto mai nessun piacere e via, insomma. Io so che il signor Giobatta Carbone ha goduto e gode la presente mole in campo di Cori, incontrata Cesa Ponzolo, attaccata a Battilore o Battilotre, e so che l'ha goduta che sono più di 50 anni, come abbiamo detto prima, per avermelo detto mio padre, con l'occasione che era stato molinario in detta mola ed era ed è intitolata la Mola Cartucci. E io ci sono stato in detta mola e sono da 3 anni interi che sono molinaro dentro la mola, ed ogni separa del grano che si guadagna, una è la mia. Quindi era questo che lui aveva come compenso. E non sono informato dei finimenti di detta mola, questo lo specificano tutti quanti. Cioè non so come funzionava, che c'è stava, come era strutturata, cosa c'era dentro. Io sono informato che in detta mola vi sono 3 portoni e una portella. Ed io li so che li cavo spesso per essere molinaro, come ho detto. So anche che nel fosso che conduce l'acqua in detto fosso vi sono più mole, cioè la mole delle signori Tommasi nella parte di sopra a distanza di un tiro d'archibugio e un'altra nella parte di sotto delle signori Picchioni, poco più distante di questo, di quello di prima. E so anche che nelle influenze d'acqua la parata della mola del detto Carbone apporta danni alla mola degli suddetti signori Tommasi. E questo lo so per averlo visto più volte. E io so che è solito alzarsi e levarsi i portoni che stanno in questa mola di detto Carbone, ovviamente per questo motivo, quando sono abbondanza d'acque. Quando sono abbondanza d'acque, anco non apporta danno, cioè non causa danni. Io poi tutto questo sistema non è facile da capire, comunque. Non apporta danni alla mola dei suddetti signori Tommasi. Ed hanno gli detti Tommasi facoltà di levarli, e questo io so per averlo inteso dire dagli suddetti Tommasi, ed averli anche visti levare e mettere, ed in detti portoni vi sono uncini di ferro. Andiamo a vedere sti vigliosi, eccoli qua, queste erano le portelle, come erano fatte, erano di legno, poi dopo sono state fatte di ferro successivamente, nei secoli successivi. E insomma, questa azione dell'apertura comunque delle portelle, Tommasi la facevano normalmente, probabilmente chiedevano, andiamo a aprire i portelloni, eccetera, e facevano defluire l'acqua a seconda della necessità. Continua l'Azzellino, so che suddetti portoni e portelle, per poter innalzare e levare dalle suddette inondazioni d'acqua, ci vuole un uncino di ferro per poter far la forza per alzarli. E sono di legno e non di ferro, e stanno questi nell'acqua per l'umido che pietiscono, si marciscono. E tante volte, avendo patito come ho detto, con far la forza si smantellano, si dischiodano, e detti portoni ci sono di quelli che durano 3 o 4 anni, ed incontrandosi legno fragile si marciscono più presto. E io non mi sono mai levato di presente, cioè sono rimasto lì, a veder levar detti portoni nella mola dagli signori Carboni, e so che i suddetti cavati si sono smantellati e schiodati per la forza che fanno, e sono gli stessi cavati da Filippo e Mattia Tommasi e Mattia Azzellini, e sarà un mese in circa, e stavo guardando quando li cavevano, li vidi benissimo che li cavarono a pezzi, per la forza che li fecero si ruppe in tronco, e non vi erano altre persone. Quindi Filippo e Mattia, probabilmente erano già abbastanza alterati, insomma, probabilmente gli girava, sono andati lì a levare sta cosa, hanno chiesto, noi andiamo a toglierci, no, voi non dovete toglierli, perché forse sto Carbone, con la Zellina se ne stavano andando via, avevano finito, non gli andava di tornare indietro, non lo so, insomma, o erano in rapporti. Questi dicono: no, andiamo ad aprire. No, non ci andare, sì, ci andiamo, pigliano, li aprono e gli si sfasciano, perché evidentemente lo fanno con una certa violenza. Qui dice addirittura, e dico: sono informato quando furono cavati detti portoni, come ho detto, mi dissero che se non li potevano levare, volevano sfasciarli, e io li vidi che li cavarono a pezzi, con tutto che li dicessi che non lo facessero, e nel tirar su per forza che facevano lo cavarono a pezzi senza dargli botta né con accetta né con altra roba, ma si ruppe con la violenza. Io so che dopo sfasciati detti portoni ne fu presa la misura, ma so bene che me la portò il signor Damiano Tommasi e mi disse di far rifare i portoni al mugnaio, all'Azzellino, diciamo, al lavorante. Io gli risposi: ma perché? Li devo fare io? Questi non volse pigliare,
e fu avanti casa dei ridetti Carboni, e non mi ricordo chi vi fosse presente, ed era una misura sola, servendo per tutto il portone, e così detto il Tommasi lasciò in mano di Isabella, sorella del detto Carbone. Non trova i Carbone, e qui ci va ovviamente Damiano, ci va il padre a fare questa cosa, probabilmente per porre un porre rimedio al danno fatto, forse gliele voleva pagare, gliele voleva far rifare. E sto Azzelino dice: ma perché mi dai a me, ma che c'entro io, ci lavoro lì. Vai dal padrone, è andato dal padrone e ha trovato la sorella e gliela ha lasciati. Diciamo così, questo l'abbiamo detto, eccetera. Un particolare curioso: accanto al Carboni abita Faustina Manciocco. Manciocco è lo stesso cognome di quello che ha citato l'Azzelino, Marzio Manciocco. Probabilmente forse era figlio, fratello, non so, qualcuno che probabilmente forse ha assistito proprio a questa scena, e magari per questo poi l'ha fatto citare come testimone. C'è un'ultimissima versione che è un po' strana, ve la leggo brevemente, perché non c'è il nome del tester. C'è un riferimento probabilmente a un altro foglio che io non ho, però dice più o meno le stesse cose, sembra che sia sempre il Carbone a dirla, perché parla sempre di questo assalto che fanno a queste chiuse, eccetera, e quindi ripete un po' più o meno sempre la stessa storia. E alla fine di tutto questo, se lo riprendiamo un attimo, non so se era questa la parte finale, però non era, comunque non è l'ultimo foglio, c'è la firma di Bentivoglio Montagna. Come sia finita la vicenda non lo so, perché non ho tutta la documentazione, bisognerebbe andare a scavare negli archivi o archivio di Comune di Cori o di Stato di Latina, forse anche a Roma. Un po' di tempo forse riusciremo magari a farlo. Passiamo alla terza e ultimissima fase, parte del nostro discorso. Facciamo un saltino, andiamo al Settecento. E qui parliamo dei Montani, passiamo ai Montani, i frantoi, quelli che sono i frantoi. Scrive sempre Ettore Di Meo, è da supporre che i frantoi fossero di una tipologia piuttosto elementare, con le mole fatte girare apposta a braccia o a energia animale, insomma, e stavano sempre nel centro abitato. Seguiamo adesso la vicenda di questo montano di Pozzo Dorico, di cui hai parlato anche tu nel tuo libro. Questa storia però parte un po' prima dell'epoca in cui vedremo il documento, del 1740. Si parte nel 1684, 18 aprile, quando Clemente Muti vende, ma poi vedremo non è così, la metà del suo mulino da olio posto sotto casa sua, la casa di Muti, e non sono riuscito a identificarla nel catasto, non sono riuscito a trovarla, posto sotto casa sua nella parrocchia di Santa Maria della Pietà, e la vende al capitano Giulio Stozza. Poi se noi andiamo a vedere invece c'era un altro documento sempre tra gli incartamenti di casa Tommasi, che è la ricognizione di buona fede del signor canonico Morrone, Simeone Morrone, proprio su questa ricompra del mulino, e questa ricompra sarà fatta qualche anno più tardi, perché dice che questo mulino è impegnato lì dal signor Clemente Muti come costa per gli atti del Faventino notaio il 18 aprile 1684, cioè come se lui l'avesse dato a pegno di qualche pagamento, una cosa del genere. Il prezzo di questa metà del mulino è 100 scudi, esattamente quanto era costato tutto l'intero mulino della torretta, quindi 60 anni dopo il prezzo del mulino, di un mulino, è raddoppiato, insomma. Ecco. Il 31 maggio 1709 Porzia Muti, che è la figlia di questo Clemente Muti, insieme al marito Francesco Mariani rientrano in possesso di questa parte di mulino che avevano dovuto cedere per un certo diritto, di un certo patto re di Mendi si chiama, cioè un diritto di ricompra che viene stabilito al momento della cessione, quando era stato dato in cessione, si erano riservati la possibilità di riprenderlo. Tutta quanta contenta, eccetera, la Porzia Muti, però questa transazione la fa il canonico Simeone Morrone, cioè i soldi li tira fuori il canonico Simeone Morrone, questi 100 scudi. E questo mulino però lo dà a Porzia Muti, lo intesta, adesso non so bene in che formula, però questo ritorno in possesso di Porzia Muti. Insomma, una cosa ben strana, no? Questo tira fuori 100 scudi, forse c'erano dei collegamenti, c'erano delle amicizie, c'erano delle parentele, perché insomma non è una cosa a 100 scudi, insomma, mi sono fatto per un calcolo, poi l'avevo fatto qui, l'avevo visto qui, a quanto corrispondesse, poi dopo lo vediamo un attimo.
Però noi sappiamo che Clemente Muti abitava a fianco di Giuseppe Morrone, sempre tramite il Catasto Ponoro, quindi comunque sia qualche rapporto tra di loro c'era. Poi infatti la stessa Porzia Muti, in un atto dell'anno successivo, 1710, ci dice: «Io in frascritta, in presenza del marito Francesco Mariani, confesso la verità del fatto e riconoscere a favore del detto signor canonico Morroni la buona fede, perché il suddetto istrumento di retrovendita, quello dell'acquisto da Giulio Stozza, da lui sia stato a mio favore stipulato. Nulla di meno in quello io non vi ho ius, azione né interesse alcuno per avere il medesimo ricomprato, cioè il Morrone, detta metà di mulino, con i suoi propri denari come sopra. E perciò ogni utile, comodo, incomodo, di detta metà di mulino, come sopra ricompra, spetta, appartiene al suddetto canonico, non avendo io infrascritta in quello se non che il puro, nudo e semplice nome». Quindi ha fatto proprio un favore caritatevole. Dice: questa poveraccia si stava a soffrire, questo il padre gli aveva detto prima di morire: ricompra sto mulino, ripiglia sto mulino, che ne so, e l'ha preso. E con i soldi di Camillo, di Simeone Morrone. No, non è così. Sappiamo dai documenti che poi vedremo eccetera che quei soldi non l'ha tirati fuori il canonico, ma l'ha tirati fuori Marco Tullio Fasanella, che quindi era l'effettivo proprietario di questa metà del mulino. E ce lo dice sempre in questa ricognizione del canonico Morrone: «Discuti 100 da me pagati», dice il Morrone, «per riscuotere il mulino da olio del signor Giulio Stozza, impegnato dal signor Clemente Muti», eccetera eccetera. Detti scuti 100 sono stati i denari datimi a tale effetto dall'illustrissimo signor Marco Tullio Fasanella. E in verità, in detta retrovendita, io sottoscritto non ci ho avuto altro che il puro nome, e tutto il comodo ed incomodo è stato ed è del detto signor Marco Tullio». Qui uno va a prestare nome a Marco Tullio e lo dà a nome di un'altra che non ha tirato fuori i soldi, quindi i soldi partono da Marco Tullio Fasanella. È uno strano giro, bisognerebbe cercare di capire che è successo qui, ci deve essere qualche legame. Per cui Morrone fa da passavalore tra Fasanella e, no, e lo Stozza, quando, e la Muti. Noi sono andato a spulciare sempre nel registro, nel brogliardo, cosiddetto brogliardo, che sarebbe il registro del Catasto Gregoriano. Il Catasto Gregoriano è del 1835, però è stato completato, diciamo, è finito nel 1819, quindi non è lontanissimo, lontano 70, una settantina d'anni circa dalla data che noi vedremo adesso qui, 80 anni circa. E la foto 14 fa vedere i beni dei Fasanella, dei Morrone, e sono praticamente, lì lo potete vedere, e i Morrone abitavano in quella che oggi è via Goldoni, quella via delle Mura Castellane, quella che abbiamo citato prima, dove c'è anche la casa dei Tommasi, che non lontano, poco prima del vicolo, dell'attuale vicolo Marco Tullio Fasanella, o Fasanelli. Lì c'erano alcune proprietà di questi Fasanella, che erano una ricchissima famiglia di possidenti. Oltretutto sono un antico casato di Cori, che ha dato diversi notai a Cori, soprattutto nel XVI secolo. È stato un importante, ha una tradizione di notai abbastanza importante. Tant'è vero che in questo diario che ha lasciato il notaio Antonio Fasanella nei primi del Cinquecento, lui stesso ci dice che ha due domus veteres cum ortis contiguis. Ora, noi sappiamo che c'è il palazzo Riozzi Fasanella, che è su via Crocca, diciamo dopo Porta Romana, e quello è un palazzo cinquecentesco. Per cui, insomma, è uno dei possedimenti quello, ma altri possedimenti erano lì, in quella parte il... Lì ci sono i possedimenti del Morrone su via, questi qua, sì, su via Goldoni, uh-huh. E invece a destra lì quelli blu sono i possedimenti di Fasanella, e tra l'altro, vedete lì a destra il terzo, uh-huh. Quelle due cosine lì rossi sono due montani. Se oggi voi andate dietro il vicolo Marco Tullio Fasanella, praticamente di fronte alla casa di Aria Tommasi, sulla piazzettina lì, ci sono ancora due locali, che erano due montani quelli, adesso non so cosa ci sia dentro perché non siamo riusciti a vedere. Quindi insomma, Morroni e Fasanelli devono essere senz'altro in buoni rapporti, questo è chiaramente. Tra l'altro una curiosità, un Fasanella, un Marco Tullio Fasanella, credo che sia quello a cui si è intestata proprio il vicolo, nel 1579 è stato uno dei deputati nominati dai tre di Porta Romana,
che dovevano approvare il capitolato per il famoso mulino dei Pirone Milone, che dovevano dire se il comune accettava questa proposta di questo Nizzardo, e tra questi c'era proprio Marco Tullio Pasanella, piccola curiosità. E i muti pure, anche i muti comunque avevano avuto una certa importanza nella storia di Cori, perché nel 1556 la comunità corese, qui cito sempre, spese 82 bolognini e mezzo per l'acquisto di orzo per l'alimentazione dei cavalli del capitano Gianpietro Muti, che era stato incaricato di ispezionare l'andamento dei lavori di fortificazione della cittadina. Quindi era un'altra famiglia importante della città. Di questi muti però non sono riuscito a trovare più traccia nel catasto gregoriano. Sicuramente non a Santa Maria non c'è niente. Dall'altra parte ho cercato di dare un'occhiata, ma non mi è parso. C'è una sola casa nel 1835 che è intestata a Costanza Muti Chiari, che presumo sia una discendente, figlia di Lorenzo, però questa sta a metà di via delle Rimesse, dove tra l'altro anche lì c'era un frantoio, per cui insomma la zona è quella. Torniamo a queste vicende, la 15, vediamo un po' della prossima, no, dopo. E ci indirizziamo verso Piazza Pozzo Dorico, perché proprio in questo catasto gregoriano a Piazza Pozzo Dorico ci sono nel 1835 tre frantoi ancora: quello del capitolo di Santa Maria, il frantoio della confraternita del Suffragio e il gonfalone della Valle. Poi accanto a questi tre, poi ve li faccio vedere dopo, accanto a questi tre all'inizio c'era un'altra, diciamo una bottega, un'osteria affittata da un romano, tale Cola Zingari, era una bottega quella, non era un frantoio, non lo so se poteva essere stata poi modificata nel tempo, comunque sia, questa era presente, e stavano praticamente non su Piazza Pozzo Dorico, stavano sotto Piazza Pozzo Dorico, su Via Ninfina praticamente, tutti e tre affacciati su Via Ninfina. In merito al montano del Gonfalone, sempre Ettore Di Meo, in un documento del 1778 ci dice che il capitolo della collegiata chiedeva per il mulino da olio posto sotto Piazza Dorico, quindi Pozzo Dorico è lo stesso che troviamo nei documenti, quindi sono quei mulini che sono sicuramente schierati lì lungo Via Ninfina, perché la collocazione è la stessa, gli si dà il permesso di realizzare una condotta d'acqua dal chiusino posto nella falda del fondo di esso, nella strada maestra, cioè Via Ninfina, donde usciva l'acqua anticamente per la fontana di Piazza Romana, e ultimamente ancora dal pubblico da là si prendeva, cioè dal soprandetto chiusino, in oggi occultato da qualche particolare. Insomma, per far dire che il mulino era attivo lì nel 1778, c'erano anche altri mulini. Però dove stava questo mulino di Tommaso? Come riusciamo a riuscire a localizzarlo? Qui la 16... dovrebbe essere quella, ecco, esatto. Il documento che abbiamo visto prima ci dice: molino da olio presso della legazione della Valle, al lato della casa del signor Clemente Mariani. Anche questa non sono riuscito a trovare traccia nel catasto. Sotto la pubblica piazza di Pizzo Donico, fra il signor Capitano e il signor Tomasa, la proprietà del mulino. Per inutile, cioè non funzionava quando l'hanno preso, e ridotto a macinare nell'anno 1744. Poi vedremo come è stato rimesso a posto. Con una spesa, poi la rivedremo anche dopo, di 112 scudi, 72 baiocchi e 4 quattrini. Questo lo roga il notaio Prosperi, Marco Antonio Prosperi. Di questi Mariani apposta non ho trovato traccia nel catasto, che non sono riuscito a localizzare la casa, sennò riusciamo anche facilmente magari a vedere dove era questo mulino sotto Pozzo Dorico. Il 9 aprile del 1743 il notaio Sante Lorenzo Cecinelli stipula un atto in cui la metà del mulino di proprietà dei Fasanelli, quello che abbiamo visto prima, quello che aveva comprato Marco Tullio per tramite il canonico per Porzia Muti, Giuseppe Fasanelli cede, figlio di Marco Tullio, chiedo scusa, cede questa metà del mulino per un motivo ben preciso. Perché Giuseppe da diverso tempo era andato a vivere a Roma, a lavorare a Roma, e aveva dovuto lasciare a Cori la zia Anna Riozzi, la vecchia zia, che non era più in grado di muoversi perché era affetta da una longa infermità che l'aveva assai debilitata nei sensi. La doveva lasciare a Cori. A Cori non c'erano le RSA ancora, quindi doveva trovare, chiaramente, forse era pure una fortuna per lei, e doveva trovare una sistemazione, una collocazione. A chi ti rivolge? Ai parenti. E il parente era Giacomo Tommasi. Giacomo Tommasi
siamo la generazione ovviamente successiva, figlio di Giovan Felice, che era quello coinvolto nella querela dei Carboni per le portelle, eccetera. Giacomo Tommasi era un parente, perché parente di Anna Riozzi, perché nel maggio del 1623 abbiamo visto che si era sposato in seconde nozze con una Riozzi. Anche i Fasanella comunque erano stati imparentati con i Tommasi, perché un po' prima, nel 1584, una Flaminia Fasanella aveva sposato Marcantonio Tommasi, un altro di quelli dei mulini che abbiamo visto prima, figlio di Damiano e nipote di Angelo. Il 1 ottobre 1740 si stipula un accordo per questa cessione. Che succede? Che Giacomo Tommasi dovrà ritenere in casa sua questa Anna Riozzi, farle somministrare vitto, vestito e la necessaria serenità. Questo era l'accordo. Giuseppe si impegna sulla parola a rifondere il Tommasi delle spese che sarebbero occorse per mantenere, a far assistere la zia. Torna a Cori, 6 mesi prima della scadenza di questi 3 anni del contratto, però non torna da ricco signore, torna con dei problemi economici. E quindi infatti dice l'accordo: nonostante qualunque poca somma precedente pagata e qualsiasi sia privata scrittura tra essi due fatta, con la quale si veda fissato un tanto da rimborsarsi al detto signore Tommasi, asserendo tale scrittura averla fatta per fini a loro noti, la quale ora dichiarano nulla, irrita di nessun valore e come fatta non fosse, viene annullata. Perché? Perché nella prima del 1743 non c'è i soldi per pagare Giuseppe Fasanelli, non gli può lasciare la zia in ostaggio, ovviamente, questo è chiaro. E infatti dice: trovandosi in stato di non poter fare ciò con denaro contante, aver deliberato di cedere a favore di detto Tommasi in soluto e prosoluto, cioè prosoluto quando tu cedi un bene e praticamente tutti i libri di qualsiasi pendenza dovesse venire fuori successivamente. Io te lo do e te la vedi te, un po' come quando c'è dei crediti, no? Se poi non lo riscuoti sono fatti voi. Cede la metà di un suo mulino d'olio con la sola pietra e letto e fuso solamente, un altro elemento del mulino, e l'altro tutto mancante, posto dentro questa città di Cori, nella regione della valle della parrocchia di Santa Maria, presso i beni del signor capitano Clemente e Mario, Clemente e Mario fratelli de Mariani, e il capitolo di detta chiesa parrocchiale di Santa Maria, posseduto tutto per indiviso questo mulino con detti signori Mariani, e perché detto mezzo mulino è compreso tra i beni descritti del fine commesso ordinato da Gregorio Fasanelli, un ascendente. Per mera gratitudine, detto signor Tommasi condescenderà a ricevere la metà di detto mulino, tralasciando quel tanto che da dare in maggior somma gli competerebbe in caso venisse a patire qualche molestia. Però detto signor Fasanelli ad esser tenuto e vuole che gli suoi posteri e successori siano tenuti a rifare a detto Tommasi e i suoi eredi quel tanto che rigorosamente ora gli potrebbe competere per detto vitto, vestito e servitù. C'è delle spese in più che dovessero occorrere. Che ci hanno pagato i Fasanelli, sì. No, dico, voglio formare un attimo, sono là, ci vado a parlare un secondo, insomma, ecco. E impegna pure gli eredi. Questo poi lo vedremo, perché poi credo che non vivrà molto più a lungo questo Giuseppe Fasanelli. Il baratto è fatto. Quindi la metà del mulino è dei Tommasi, l'altra metà è dei Mariani, cioè questi due Mariani, Clemente e Mario, e dico... Clemente e Mario, evidentemente devono essere i figli di Porzia e di Francesco Muti, i precedenti possessori che avevano fatto il riacquisto, diciamo, che avevano ripreso questo mulino nel 709, perché come epoca ci siamo. Tant'è vero che questi due fratelli possiedono la metà. E lo stesso Clemente Mariani, che nell'agosto del 1757 dice: io sottoscritto per la verità, attesto eccetera, che possiedo dentro questa città di Cori la metà di un mulino da olio che fu ceduto dal signor Giuseppe Fasanelli, l'altra metà fu ceduta dal signor Giuseppe Fasanelli al signor Giacomo Tommasi. Quindi la cosa è acclarata. E quello che non si riesce a capire è quando lui dice che in questo documento lui cita i beni del reverendissimo capitolo di Santa Maria. Che intende quel mulino lì? Non lo so, o intende altri beni. Io ho pensato che intendesse quel mulino, quello che sta al 1067, che è quello del capitolo di Santa Maria. E allora l'altro loro che potrebbe essere un mulino che è stato venduto successivamente o al Gonfalone della Valle, che è quello accanto, il 1068, oppure addirittura il mulino quello dopo della Confraternita.
perché lì di mulini, almeno nel 1835, ci sono solo quelli su Via Rinfina, non c'è altro. C'è solo una casa lì, 1071, che è la casa del figlio di Giacomo, che è Giuseppe Casa Tommasi, d'uso. una casa d'uso, ma non specifica l'uso qual è, però non è sotto Pozzo Dorico, Certo, perché fianco. sotto Pozzo Dorico sono quelli che si Diversi. affacciano. La bottega che è stata trasformata da mulino, da montana in bottega, non lo so. Però sicuramente nel 1835 quelli c'erano dei montani, altri montani non ce n'erano. Quindi mi fa pensare che potesse essere poi stato ceduto a loro. E il mulino è in stato di degrado, avete sentito, spogliato degli attrezzi necessari, per cui non si sia reso macinante da molto tempo. Io testifico inoltre, dice sempre Mariani, che nel tempo in cui detto Pasanelli cede la riferita metà di mulino, tutti gli attrezzi necessari per essere macinabile ci stavano, pietre, rami e altro, era solo mancante di ceppo e merla. La merla è una specie di aggeggio, detta anche nottola, una specie di cosa bipenne, di ascia bipenne, con un buco in mezzo che può essere di legno o di ferro e serve a isolare il perno, l'albero centrale che gira per non fargli fare attrito col legno sotto. Quindi un elemento importante, insomma, che veniva fatto dagli artigiani. Alla fine tutto il costo di questo manufatto è di 75 scudi, quindi ha perso un po' il valore che aveva inizialmente di 100 scudi, perché chiaramente non è funzionante, quasi un quinto del suo valore iniziale. È il notaio Cecinelli che roga l'accordo con i testimoni Giuseppe da Cisterna e il corese Giuseppe Vitelli. Vabbè, questo è tanto per dire. Brevissimamente, alla 19, vi do un bellissimo quadro di questo chi era questo Giacomo Tommasi, che nasce il 26 maggio 1714. No, Ancora avanti. che stavo andando? Ah, forse questi sono i documenti di prima che non ho Sì. fatto vedere. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, beh, ecco. Giacomo Tommasi nasce nel 1714. Nel 1747 sposa Anna Maria Corradini, che è la figlia del corese Antonio e pronipote del cardinale Pietro Marcellino Corradini. Pietro Marcellino Corradini, di Sezze, una parte Della della figlia stava a scuola. Sezze, una parte stava Dunque è a entrato Cori, dalla sì. scuola. È Corese. stato un religioso in odore di santità, che è stato sul punto di diventare papa per 4 volte, dal 1721 al 1740. E osteggiato sempre dall'Austria, per questo non ci è arrivato. Era un uomo molto pio, molto attento alla beneficenza, all'aiuto delle popolazioni. Il cardinale Crescenzi, che vediamo qui in questo diploma che ora vi spiego, nel 1748 il cardinale Crescenzi nomina Giacomo Tommasi gentiluomo d'onore. E questo è già un salto importante, cioè questo matrimonio diventa importante per i Tommasi, è un momento un po' di svolta della famiglia, diciamo. Perché con questo cardinale Crescenzi, di una importantissima famiglia di cardinali di romana antichissima, i Tommasi ebbero un rapporto molto stretto. Crescenzi, oltre ad essere un discendente importante di una famiglia romana importante, era un collaboratore strettissimo del cardinale Corradini, che era stato per lui una specie di nume tutelare per il giovane cardinale Crescenzi. E lo aveva tirato su fin da piccolo, diciamo da giovanissimo, perché Crescenzi era rimasto orfano di padre da bambino e Corradini gli aveva fatto una sorta di padre putativo, diciamo, ecco. Lui era stato nominato, Crescenzi era stato nominato prima vescovo di Ferrara e poi è stato nominato cardinale di Santa Maria in Traspontina, come vediamo lì. Poco dopo la morte di Corradini, ma era stato Corradini che aveva fatto in modo che lui venisse nominato corporato. Si fidava ciecamente di Crescenzi, gli faceva seguire le sue attività benefiche, eccetera. E quindi ecco, per farvi capire insomma come fu un momento importante per la famiglia Tommasi questo. E perché avevano anche accumulato un bel patrimonio. Tra il 56 e il 66, 1756 e 1766, quello abbiamo visto in archivio insieme Sì. ad Anna, Giacomo Tommasi verrà nominato diverse volte priore di Porta Romana e alternerà questo incarico insieme al cognato Pietro Corradini.
Allora, riguardo alla ristrutturazione di questo mulino, qui finiamo l'ultimissima cosa che vi dico, è molto interessante perché ci sono le ricevute di chi ha partecipato a questa ristrutturazione, ma le ricevute vogliono dire nominativi di persone che qui a Cori erano gli artigiani, era gente che ci lavorava, quanto gli costava, quanto costavano questa ristrutturazione, il materiale che usavano, quello che avevano fatto, è tutto documentato. Ed è una cosa molto interessante. Partiamo per esempio con la prima, ve leggo alcune, del bufalaro Giovan Pietro Onesti, che riceve 7 scudi per aver trasportato un ceppo fino al Montano, e si firma con la croce perché non sa firmare, non sa scrivere. È luglio del 43. Il signor Onesti, la cisterna, il quale promette solennemente, si obbliga di fare il carreggio di 2 colonne e di 2 merle di legno. Esatto, ad uso di molino da olio con gli infrascritti patti, cioè che sia tenuto a condurre detti legni, a Mariani e a Tommasi dalla campagna e dentro del loro molino e sistemato dentro la città dell'allegazione della valle, poi per esempio entro il termine di 15 giorni, che gli suddetti signori Mariani e Tommasi debbono pagare per il carreggio suddetto al medesimo signor Onesti scudi 20. A conto dei quali dicevi di aver ricevuto già una caparra di 2 scudi, eccetera, eccetera. Poi quella cosa divertente che diceva, vabbè, questo è uno dei primi atti. Poi c'è per esempio anche il trasporto di un altro bufalaro, tale Nicola Bossi, questa volta è romano, per il tiro di 4 legni, in cui dice: noi sottoscritti obblighiamo di dare va bene, eccetera. Poi c'è un'altra cosa invece che riguarda Giovan Battista Pozzi di Nemi, che è quello che gli fa invece la mola, che è un artigiano proprio importante questo qui, e lui gli dice che noi sottoscritti, dice il Pozzi, obblighiamo di dare un palmento da olio, cioè le mole, le macine, agli signori Tomazza e Clemente Mariani, da condurre in Piazza Romana, che possa passarlo col carro, per il prezzo di scudi 55. 10 di caparra, 10 al momento che arrivi e altri 35 entro il gennaio del 51, quindi gli fa una certa dilazione. Qual è il problema? Che questi qui devono essere trasformati e trasportati. Il 2 novembre sono pronti, il materiale deve partire. Spedisco al nuovo Montano a vostra signoria diretto, che credo non andrà bisogno essere ritoccato dallo scarpellino perché la mola è fatta bene, insomma. Potrà, dopo che gli carrai avranno scaricato il detto montano, pagargli liberatamente scudi 12 e farne ricevuta. Ho fatto il possibile con gli carrari per poter portare il molinello, il quale, in conto alcuno, hanno potuto portarlo, stante hanno avuto paura a collare gli buovi per via delle scente e discese. Sono paura Chissà, c'è una paura. Per arrivare cui poi. pregava al Tommasi di venirgli incontro fino a un certo punto, che questi io. E invece, insomma, le cose poi dopo arrivano, invece, le scente, o scente. Alla fine arriva il 4 novembre, arriva questo, tutto quanto il materiale alla mola e vengono iniziati i lavori. E questi lavori erano complessi perché c'era bisogno di manovalanze, di tutte le manovalanze, cioè fabbri, falegnami, muratori, meccanici, cordai, sellai, operai semplici e capimastri che ovviamente gestissero tutta quanta l'attività e controllassero tutta quanta l'attività. E questo è queste sono tutte le varie ricevute. E poi questo è il documento in cui vengono elencati tutti i nominativi. Adesso farò così a volo d'angelo un po' di nominativi per questa ristrutturazione. Ovviamente vengono citati solo le maestranze, gli artigiani, la gente umile che partecipa, operai semplici, donne che fanno le pulizie, non vengono citati. Però questo poi potrà essere materiale forse per un'altra illustrazione futura. Ci sono dei documenti in casa Tommasi di assunzione di garzoni in casa, proprio in quel periodo. Garzoni che devono lavorare le vigne, devono lavorare il terreno, eccetera. E ci sono ovviamente lì quanto vengono pagati, i vestiti che gli vengono dati, le scarpe, eccetera. E nominativi di gente comune, Giovan Battista Ceraso, Pasquale Prence. Quindi questi potevano essere anche nominativi di persone che magari hanno lavorato lì, che noi non conosceremo mai, ma che sono stati coinvolti in questa ristrutturazione. E poi ci sono tutte quante le maestranze, ve le dico così al volo, così chiudiamo. C'è il falegname Geronimo Corsetti, il falegname Filippo Calabrese, il muratore Angelo Permezzi, Pietro
Piero Cinino Muratore, Silvestro Zaottini, Tommaso Spina, Ferraro, eccetera, eccetera. Di questi la curiosità è che quasi tutti si firmano con la croce. Gli unici che si firmano invece, che possono firmare, è questo Zaottini che è il Ferraro e Tommaso Spina che è l'altro Ferraro. Quindi se ne deduce che forse i maestri Ferrari sapevano scrivere. E qui si conclude la nostra illustrazione. Per vedere la firma? Ah, ecco, questi sono... Sì. Marco, puoi dare... Questa l'ho stampata perché c'è la firmolografa di questo di Giovan Felice Tommasi, quello della seconda della filo. Fatevi girare magari. Marco, la seconda generazione, una dei Tommasi del Mulino del 600. Alla fine c'è la firma identica di uno dei Tommasi. È quello che poi il padre di Mattia, quello che si è andato a fare il burrascoso ventenne che è andato a divellere le portelle. Ecco, insomma, perché a Cori di storia ce n'è tanta, insomma, questo è un paese che c'ha un patrimonio storico archivistico notevole, veramente. E poi la cosa, ripeto, curiosa che a me è capitato di constatare è che poi i nominativi sono quelli di oggi. I nomi dei corisi sono sempre quelli. È proprio veramente rimasto. Se vi fanno un esame del DNA riescono a risalire non so a quante generazioni, veramente, perché è molto curioso. Tra l'altro, dottoressa Gattamelata, tra le altre cose. Come mai uno dei cantori che sta via Rosanella è mio? E questo ce lo devi di te questo perché. C'è una mola bellissima dentro. Ecco, quella se me la fai vedere mi farebbe piacere, che magari c'è pure la data sopra. Probabilmente. Ecco, perché su quella che ci abbiamo accordi nel giardino. Vedi che non lo sai. C'è sta la data. Cioè, vedi che non lo sai. No. Perché io di mola ce n'è. Un sacco di cose. No, io la voglio andare a vedere, sì. Perché lì, qui a casa Tommasi, cioè nel giardino c'è una mola, generalmente c'erano le date nelle mole sopra quando vengono fatte, e lì si è cancellata. E io presumevo che fosse magari appartenesse proprio a sto mulino qua, mi sono fatto l'idea, però non ho testimonianza, documentazioni. Tra l'altro io nei documenti che ho trovato, giù in fondo, dove sta adesso, dove stava Palmira, ci abitava un Gattamelata. Quindi sempre in zona siete rimasti. Sì. Pure voi. Poi altra cosa è quella che le famiglie più o meno sono rimaste sempre nelle stesse zone. La casa di nonno, di nonno Alfredo, era quella. Nonno Alfredo comprò l'ultimo pezzo della mia casa. Infatti, l'ultimo pezzo, quello che stringe un po', come diceva mio padre, sì, che sembra una bara. Sì. Effettivamente sembra una bara, secondo me. Quello l'ha comprato nel 1904 e io ho l'atto di vendita dal comune. Quindi era fino al comune quello. Quella era proprietà, okay. Cioè la casa finiva sì. Così. Lui comprò quell'altra per fare la cantinetta e un altro pezzo della casa sopra. Perché la casa sopra non esisteva, esisteva solo il pezzo sotto ed erano stalle praticamente dove ci vivevano dei lavoranti. Sì, sì, delle case di lavoro. Lui poi la casa, perché io non so se loro vivevano prima, stavano su a Corimonte. Sono trasferiti la casa dopo e comprò quel pezzo da lei per fare una casa molto grande perché erano aveva quattro figli, certo. No, però questa della mola la voglio vedere perché poi sul libro suo tra l'altro ci sono delle foto di mole che sono con la data 1707 eccetera, per cui mi interesserebbe magari va a coincidere proprio la data con questo periodo qui, capito, che ne sai? Certo. Bene. Bene, noi ringraziamo Adriano Sconocchia per averci aperto le porte, insomma, dell'archivio privato della famiglia Tommasi. Ringraziamo quanti ci hanno aiutato nella realizzazione di questo pomeriggio. Veramente, e grazie. Ci auguriamo che sia l'inizio veramente di una collaborazione proficua, tanto con Adriano Sconocchia quanto con chi vorrà aprirci le porte dei propri archivi privati, proprio per divulgare il più possibile la storia locale per valorizzarla e rendere diciamo conoscenza di un patrimonio poi di tutti voi, perché io non sono di Cori, sono di Rocca Gorga, però sto piano piano entrando anch'io nella storia diciamo di Cori.
E voglio ricordare che l'archivio storico comunale è aperto, quindi per chi vuole su appuntamento io sono disponibile, insomma, nell'aiutarvi a fare ricerche, insomma, nel scoprire insieme quanto ancora c'è da scoprire. Quindi grazie ancora a tutti e sì, prego, domande per Posso? Adriano? Come no, Certo, certo, sì, come no. certo. Quello che emerge dalla sua relazione, almeno per me che sono di Roccagorbia, era la differenza nel 600 e nel 700 tra una Cori che ho verificato aveva nel 1656 4.700 abitanti, poi Quindi non era decresciuto nel piccola, non era 700 e piccola. poi nell'800 ripresi. La differenza tra quei 4.756 abitanti di Cori e i 410 circa di Roccagorbia sta soprattutto nel rapporto tra Cori e Roma, nel fatto che tutti questi mulini danno l'idea dell'esistenza di una media borghesia, in sostanza, un ceto produttivo, no? Mercantile. Che invece Roccagorbia non c'era. Roccagorbia era un feudo Sì. e quindi dipendeva Eh no, chiaramente certo. in quel caso siamo nel 1656 con i Ginetti, dal 1722 intervengono gli Orsini, quindi come dire, una impossibilità di sviluppo delle forze Vabbè, sì, quello produttive a sì, Roccagorbia. certo. E la differenza sta poi anche nella gestione di questi frantoi, di questi mulini, che dipendevano naturalmente dal feudatario. Anche noi Certo. avevamo la mola del maltempo, Certo. però ecco lì questa difficoltà di sopravvivenza, le relazioni vescovili parlano nel 500, nel 700, proprio di Rocca Domine Burge abet paucos incolas, per dare l'idea proprio della miseria di questi paesi, Certo. Sì, ed quello erano sì. costretti spesso, anche per le prime ribellioni verso il feudatario, ad andare a morire a Maenza o a Priverno, Piperno Di anzi. Perno, esatto. Ecco, questa differenza era molto sviluppata in tutti i centri che erano comuni liberi come Cori, Sezze, Priverno, Piperno, Fondi e i comuni invece sotto l'egida di Certo che era. famiglie Questo nobiliari. sì, infatti. Quindi questa è una prima Differenza. considerazione che mi viene da Sì, ma è giusta fare, perché io credo che Cori su nel quello che lei ha 500, detto. Cori nel 500 fosse economicamente fosse una città molto viva e Sì. vitale e anche abbastanza ricca, credo, come comunità, insomma, diciamo. Era, Rispetto alla curva, sì. sì. Non ho approfondito, però insomma, quando nella tua pubblicazione c'è tutto un elenco di attività che venivano fatte a Cori, ma era in tutti i campi, tra Sì. le altre cose, veramente in tantissimi campi. Quindi no, è sempre stata molto L'economia vivace, sicuramente per era questo motivo, sviluppata sicuramente, sicuramente. sicuramente. Noi Benissimo. abbiamo cioè, Mi libero. una Prego, oh, vanno via, domanda. eccomi là. Adriano, se ho capito bene, quando i dommazzi vanno a togliere la chiusa a carbone, Quando a togliere la chiusa a carbone, vanno? Sì, il mulino era di legno, sì. Sì. i dommazzi hanno il mulino di sugo, perché la chiusa Perché? sotto era danno Proprio al quello. mulino di Credo sugo? che gli Il renda mulino di stagnante sugo l'acqua, cioè sfruttava, non defluisce l'acqua, capito? quindi gli non si dava poteva fastidio, arrivare. Allora, il problema è che magari se tu lavi troppo, se lavi troppo quando c'è molta inondazione, forse quello che è sotto gli crea problemi perché è eccessivo il flusso d'acqua. Quando è Quando poco. invece quelli di sopra non gliela apri, gli fai la, rendi l'acqua stagnante, per cui Certo. non gira Problema la macina, non non si muove la macina, capito? Quindi era la loro chiusa che loro aprivano per girare la sua macina. La macina viene girata dall'acqua che scende, cioè la macina a Della chiusa monte dei Tommasi. è. Loro se la aprono, però se l'acqua poi non defluisce nel fossato, nel fosso, non va a finire giù, si blocca, insomma. Cioè, Non c'era talmente poco dislivello per cui Adesso non so esattamente la la chiusa funzione di idraulica. sopra non è Impediva facile. la chiusa di sopra. Io, ripeto, di ingegneria idraulica mi intendo pochissimo, per cui quello che ho cercato di capire più o meno. Certo. Se la fermi,
come c'è, cioè la chiusa di sotto era in grado di poca pendenza di anche di sopra, come si chiama, non si chiama quella, mi ha portato a Cupiero, sì, che poi c'era anche, ecco. Poi un giorno poi implemento al volissimo una cosa, mi ha portato lei, non ricordo il nome, Maddalena, una documentazione su una mole a Capolemole, che si chiama Capolemole, quindi chiaramente, ed è addirittura risalirebbe al 300, 3-400. La data esatta non c'è. In base al tipo di muratura, sì, trovata, che è una sala cinesca che non va oltre il 400, dovrebbe essere 3-400. E quindi scendiamo. Oddio. Volevo fare una domanda. Hai parlato di una mola a Cesaponzoli? Cesaponzoli. Mm-hmm. Cesaponzolo, Ponzoli, lo chiamano in tutti i nomi. Queste mole sono necessariamente vicino al fossato. E per forza. Perché la mia famiglia ha costruito per diverse generazioni un appezzamento di terreno a Cesaponzoli. Sì. Distrutto, cioè era rimasta solo la base, e mio padre sosteneva, faceva delle ipotesi, che era tramandato forse, faceva delle ipotesi sulla presenza di questo muro, cioè noi non ricordiamo, almeno neanche mia nonna ricordava un edificio o qualcosa, quindi pensavamo una cosa molto arretrata nel tempo, non lo so se potrebbe essere qualcosa, potrebbe essere, sì, non è genere, devono stare sul fossato. Io non riesco a capire qual è questo fossato di nitrofo a Cesaponzoli. Ma noi Cesaponzolo, se tu pensi che la strada provinciale non c'è, cioè, da Cesaponzolo al fosso, sta 200 metri. Sì, sì. E quindi è là, è perché probabilmente la contrada Cesaponzolo allora si estendeva fino al fosso. Ma noi abbiamo, Ceci, quando abbiamo percorso quella strada l'altra volta, noi siamo andati lì. Noi siamo andati, che era un'estate fa, siamo stati con la macchina, ci siamo inoltrati lì a Monsignore, tutta quella parte lì, cioè da Ponza, siamo andati dentro, tra l'altro abbiamo incontrato a un certo punto un camion con tutti dei lavoranti clandestini, credo che fosse, hanno visto, ci hanno guardato così, questi mo che vogliono, e a un certo punto noi abbiamo trovato, c'era un fossato lì, anche con delle resti di tipo muratura, qualcosa del genere. Perché poi erano di legno i mulini, poi la base era di muratura, poi non so se ne hanno fatti anche altri di muratura, tipo quello che hanno trovato loro, però era di legno, quindi il legno non c'è rimasto più niente, ma la base sì, quello sì. Non hai chiuso, sai dov'è? È sotto la tenuta mulino 700, cioè... ci sono stato lì, sì. Cioè, ci sono due saracineschi e una chiusa, in mezzo al fosso. Ma sì, dentro Mulino 700? Fuori? Dal fuori? Sul fosso. Non sono conservato. Sai, non ho visto quello, voglio andare a vedere. Mulino 700 sta sul fosso. Sì, sì, su quel fosso ci sono le saracinesche di una mola. Ah, no, alla fine è proprio della... Ah, forse sì, sì, sì. Sì, sì, è vero. Esatto, a 50 metri sono le sorelle di parata. Tanto ci torneremo. E quindi vabbè, tanto io qui a Cori. Sì, sì. Interessa parecchio, sì, la cosa. Vabbè, quindi... Ma poi ci sono ricordi di famiglia, magari cose sentite dire. No? Qui è così. Certo, è tutto un... Va bene, io grazie, libero perché sennò vorrà ci sono. Va bene. Grazie a tutti.